nostro viaggio a Santa Margherita di Belice continua alla scoperta di un prodotto di eccellenza, un prodotto DOP. Per capire di cosa si tratta, abbiamo raggiunto un caseificio. Siamo con il signor Massimo Todaro. Dove siamo esattamente? Siamo a Santa Margherita di Belice, in Contrada Pignolo. Questo è il caseificio Vini e Natura. Cosa si produce qui? Qui cerchiamo di produrre i prodotti della nostra storia, del nostro territorio. In particolar modo il prodotto di punta è la vastetta della Valle del Belice DOP. Questo particolare formaggio di pecora che è a pasta filata ed è unico nel suo genere proprio perché il formaggio di pecora normalmente non fila. La particolarità di questo formaggio è che si produce qui. Ecco la denominazione di origine protetta in tutto il territorio della valle, e questo formaggio diventa l'unicità, tant'è vero che anche Slow Food ne ha fatto un presidio. La vastetta quindi ha due marchi, la certificazione DOP e la certificazione Slow Food come presidio. Un formaggio realizzato unicamente con latte di pecora? Esclusivamente latte di pecora e non solo, è latte crudo, cioè un latte che non è stato pastorizzato e quindi ha dentro di sé, contiene ancora tutte le vitamine, tutti gli antiossidanti che vengono dal pascolo, perché l'altra caratteristica di questo formaggio è che si fa con latte di pecore che mangiano solo erba e che quindi che vanno al pascolo. Il pascolo ormai è risaputo riuscire a trasmettere al latte e quindi poi a concentrarli nel formaggio una quantità di composti antiossidanti che oggi chiamiamo anche nutraceutici, che fanno bene all'uomo e che li troviamo tutti concentrati in questo strepitoso formaggio. Latte di pecora, ma non pecore qualunque, parliamo di una razza specifica. Sì, è la razza Valle del Belice, è una pecora molto interessante dal punto di vista della produzione. Siamo ai livelli della pecora sarda, che è la prima razza d'Italia, e proprio alla pecora Valle del Belice si ha la vastetta, perché la pecora Valle del Belice fa latte tutto l'anno e lo fa anche d'estate, e quindi da qui nasce tanti anni fa la vastetta del Belice, perché ai tempi non c'erano i frigoriferi, non c'erano le vasche refrigeranti, quindi il latte d'estate con le nostre temperature normalmente tendeva ad acidificare, quindi il pecorino non veniva più tanto buono, veniva gonfio. E lì un casaro cercò di recuperare questi pecorini tagliandoli a fette, filandoli, e vedeva che le fibre si allungavano. E poi cosa aveva a disposizione? Aveva a disposizione un piatto da minestra e lì pose la vastetta, così come facciamo oggi. Tra l'altro tutte le aziende del consorzio di tutela oggi hanno lo stesso piatto, in modo che realizziamo lo stesso formaggio, almeno come forma, in tutti i caseifici del territorio. Insomma, un prodotto che è nato per recuperare il latte, un prodotto di recupero che nel tempo si è trasformato, la sua storia si è evoluta, oggi viene prodotto durante tutto l'anno. Sì, il mercato ce lo richiede tutto l'anno, anche se la vastetta d'estate è sempre la più buona, perché il latte cambia, perché diventa più grasso, perché l'origine di questo formaggio è proprio d'estate, quindi i margheritesi, la gente originaria del posto, la vastetta la preferisce d'estate, ma noi vendiamo anche nelle città grandi dove il formaggio è più consumato d'inverno, per cui i nostri casari oggi sono riusciti a fare la vastetta tutto l'anno. Percorriamo un po' le fasi principali della lavorazione di questo formaggio, da che cosa si parte? Si parte dal latte crudo che viene cagliato all'interno delle tine di legno, questa è l'altra caratteristica di questi formaggi. Nel legno si annidano i batteri, i buoni, quelli che noi chiamiamo fermenti lattici, che appena versiamo il latte caldo a 37-38 gradi, questi batteri si tuffano nel latte, si cominciano a moltiplicare e sono quelli che poi fanno venire buono il formaggio, danno tutte queste sensazioni aromatiche. Il formaggio, la tuma, viene poi lasciata acidificare grazie all'attività di questi microrganismi che, mangiandosi il lattosio, che è lo zucchero del latte, lo trasformano in acido lattico, quindi il pH si abbassa e le fibre del formaggio si cominciano ad allungare. Questa è l'operazione di filatura, è l'operazione che avete visto che permette alla tuma di diventare vastetta. È ovvio che questa manualità è legata alla bravura dei casari,
Lì dentro mettiamo le mani con una temperatura di 60 gradi, quindi non è cosa semplice, però la vastedda appena filata poi non ha una forma, per cui ecco che la mettiamo nel piatto, dove prende la forma del piatto e quindi alla fine il prodotto che ne viene fuori è questo prodotto qui, che ha due sfere, è un prodotto di circa 550 grammi, che viene venduto intero nella sua confezione e si può consumare entro 4 mesi, ma il mio suggerimento è consumiamola presto, perché più è fresca più è buona. Ecco, qual è l'utilizzo in cucina che si può fare di questo formaggio? Ovviamente non solo mangiarlo così com'è, ma anche impiegarlo magari in delle ricette. Sì, considerate che è una pasta filata, quindi significa, pensate alla mozzarella, alla provola, pensate a un caciocavallo, ma tutti i formaggi che filano col calore, che mettiamo nelle pietanze in un primo, in un secondo, sono formaggi filanti che però rispetto alla vacca danno una sensazione, delle caratteristiche nel piatto uniche, e soprattutto sulla pizza. Sostituiamo la mozzarella, che lascia tanta acqua, mettiamoci la vastedda e avremo una pizza gourmet, una pizza che non lascia acqua ma molto più saporita, con tantissimo sapore della nostra terra. Ecco, date le sue caratteristiche, possiamo dire che oggi la vastedda è un formaggio abbastanza conosciuto, apprezzato. Parliamo un po' della sua commercializzazione. Sì, il consorzio di tutela cerca di fare del suo meglio, i produttori sono ancora 7, quindi siamo pochini per la verità. Comunque le attività di promozione li facciamo su tutto il territorio nazionale, la partecipazione a fiere, che in quest'ultimo periodo ovviamente è stata molto limitata, ma lavoriamo molto con i ragazzi, con i giovani chef degli istituti alberghieri, lavoriamo con i ristoratori, proprio perché la vastedda è un prodotto versatile e quindi dobbiamo cercare di farlo conoscere, anche perché è un prodotto buono. Un prodotto DOP che sicuramente può dare un valore aggiunto in qualsiasi impiego. Non c'è dubbio, i caseifici del territorio, grazie alla vastedda del Belice, hanno la loro forza. La vastedda riesce a vendersi bene, è un prodotto che merita e che viene anche pagato, per cui gli sforzi che fanno i produttori sono sicuramente ben ripagati dalla vendita di questo formaggio. Per chi non avesse mai assaggiato la vastedda, possiamo provare a descrivere un po' il profumo e il sapore che ha? Sì, intanto pensate a una scamorza, quindi un formaggio tenero, ma molto più saporito. Sa di latte, ma di latte di pecora, quindi è un latte burroso, dolce. Troviamo le note di acidulo, perché l'acidificazione, questo processo naturale, consente di avere una leggera acidità in bocca. E poi troviamo i profumi del pascolo, i profumi dell'erba, questo è il migliore periodo per la produzione del latte. I pascoli sono meravigliosi, soprattutto i pascoli di Sulla, per cui all'interno della vastedda, se la assaggiamo con attenzione, riscopriamo questi sentori che vengono dall'aroma, dal profumo dell'erba, che vengono proprio dal nostro territorio. Un consiglio per conservare questo formaggio al meglio? Io consiglio sempre, arrivati a casa, aprite la busta di plastica e la buttate via. Poi se ce la fate, aspettate una mezz'oretta lasciando il formaggio fuori, questo comincia a respirare, ritorna a temperatura e quindi cominciamo a degustarlo, tagliamolo sempre dal centro verso l'esterno come se fosse una torta e cominciamo ad assapolarlo. Se dovesse rimanere, carta da forno in frigorifero, oppure un piatto sopra, un piatto sotto, ma la plastica va eliminata. Chi sceglie questo prodotto ha la garanzia di gustare un formaggio che ha subito una fase di lavorazione abbastanza veloce. Quanti giorni trascorrono dall'inizio della lavorazione fino alla messa poi sul mercato? Sì, considerate che è un formaggio che si fa subito, quindi 3 giorni è il minimo per essere confezionata, dopodiché una volta confezionata ed etichettata rimane in frigorifero, la shelf life è di 4 mesi, però obiettivamente prima la consumiamo e meglio è. Meglio.